14. Nel derby calabrese gli Amaranto, ieri in maglia bianca, superano il Crotone con una prova a dir poco convincente. I pitagorici, dopo la vittoria di 7 giorni fa contro il Latina, privi di alcune pedine importanti, devono cedere il passo e lasciano il torneo non senza rimpianti. Abbiamo fatto secondo me una buona gara, un po' timidi nel primo tempo, dove non siamo riusciti a ripartire. Però nel nostro miglior momento abbiamo subito questo gol. La gara ha visto fin dalle prime battute di gioco una Regina in netto progresso, sia sul piano dell'organizzazione tattica, sia su quello della preparazione fisica. È stata una partita tosta, come sapevamo. Loro è una buonissima squadra e chiudevano molto molto bene tutti i varchi. Però devo dire che la squadra ha mantenuto equilibrio e questa è una cosa che mi è piaciuta molto. Il gol partita, nemmeno a dirlo, arriva dal piede di Gerardi al 47esimo. L'attaccante in rete per la seconda volta consecutiva è già in piena forma campionato. Ci fa piacere portare a casa i risultati e proseguire in Coppa Italia, però il nostro obiettivo è il campionato. Ora sulla strada della Regina per il prossimo turno di Coppa Italia c'è il Chievo Verona, avversario ostico ma non insormontabile.